Buongiorno a tutti. Allora, oggi sono in compagnia di Lucio. Buongiorno. 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 Allora, visto che sta cominciando a fare caldo, abbastanza. Ecco, allora io voglio chiederti come si deve fare per tenere l'impianto di climatizzazione perfettamente funzionante, anche perché magari durante l'inverno ce ne dimentichiamo un po'. Poi ai primi caldi cominciamo a pensare al nostro climatizzatore, poi magari a volte non funziona bene, allora cosa dobbiamo fare? Il discorso sarebbe questo qui: come norma si dovrebbe utilizzare un sistema di climatizzazione sia che sia manuale che automatico anche l'inverno, per testare anche la sua funzionalità anche nell'inverno. Cioè, non è detto che il clima deve fare per forza freddo, ma la sua funzione principale, una delle sue funzioni principali, è di umidificare l'aria dell'abitacolo. Ah, quindi mi stai dicendo che il climatizzatore va utilizzato anche d'inverno, certo, non per fare freddo ovviamente, ma per riscaldare e deumidificare l'abitacolo. Non riscaldare, deumidificare. La funzione principale è deumidificare l'aria. Ho capito, però diciamo all'interno dell'abitacolo non posso attivare il climatizzatore con il freddo, perché poi d'inverno rischierei... Essendo che il sistema parliamo di climatizzatore, se parliamo di aria condizionata c'è un altro tipo di discorso, diciamo. Però il climatizzatore fornisce la disponibilità di regolare la temperatura in modo automatico, per cui subentra anche il discorso di aria condizionata connesso anche il discorso di riscaldamento. Perfetto. Per cui l'apertura viene riscaldata anche l'interno. Benissimo, e per quanto riguarda il discorso dei consumi, lo stesso tipo di consumo in più che ho d'estate e lo stesso consumo che poi ho anche d'inverno? Ma no, allora, a livello di consumi un po' questa cosa qui si deve un po' sfatare, perché i sistemi di compressore e di climatizzatore come sono fatti oggigiorno hanno fatto sì di ridurre di tantissimo i consumi sull'aria condizionata, perché vuoi che non sono più compressori una volta, vuoi che il compressore diciamo quasi semi-intelligente che si modifica a seconda dell'esigenza del cliente, il cliente non se ne accorge, a seconda di quello che cerca la vettura come potenza, per cui se è sotto carico chiaramente il compressore non funzionerà al 100%, si riduce, oppure in determinate condizioni, per cui c'è tutto un discorso particolare da fare per i consumi, per cui sono irrisori il consumo sia d'estate che d'inverno. Ok, però quindi il tuo consiglio è quello comunque di usare sempre il clima, anche d'inverno. Beh, certo, perché tanto se io entro in macchina, non ho l'aria condizionata accesa, entro con i vestiti umidi, la prima cosa che noto, mi si appannano tutti i vetri. Cosa succede? Mi si appannano tutti i vetri, sto lì a accendere l'aria calda, muoio di caldo, intanto con lo straccetto lì sto a pulire, tutto macchiato, cosa fare? Invece, aria condizionata o climatizzatore inserito, o aria condizionata inserita con riscaldamento, chiaramente con la temperatura che il cliente ha bisogno in abitacolo in quel momento, riesco a vedere con i miei occhi che i vetri, tutto un canto, come una magia, si ripuliscono. Si puliscono. Per cui è una sicurezza di guida anche. Ho capito. Torniamo a noi, torniamo al periodo attuale, quello caldo, e cosa dobbiamo fare per mantenere efficiente e pronto il nostro climatizzatore ad affrontare la stagione torrida? La cosa più ovvia sarebbe dire che un controllo periodico non fa male alla vettura, perché come sistema funziona come il nostro frigorifero di casa, però solo che il frigorifero è fermo, è statico, è messo in un posto, funziona per 10 anni e nessuno lo tocca, freddo, caldo, quello che sia. La vettura purtroppo di cose è sottoposta a sollecitazioni meccaniche, a sbalzi di temperatura esterna, a disfunzioni meccaniche e disfunzioni elettriche, per cui un controllo annuale del sistema del climatizzatore non sarebbe male. Anche se viene fatto un tagliando nell'inverno, si consiglia sempre, a parte che non lo facciamo già in automatico, di controllare i filtri polline, che sono quei filtri che vengono messi nell'abitacolo, che ci interpongono noi con l'ambiente esterno. Non c'entra con il discorso dell'aria condizionata, cioè non è che non c'entra, non influisce sul discorso dell'aria condizionata, sulla resa più che altro, resa, ma influisce in quanto la pulizia dell'aria all'interno. Chiaramente un filtro polline pulito è meglio di uno sporco. Certo, e mediamente ogni quanto va cambiato ogni anno? Ma io non c'è un chilometraggio, perché il filtro polline non va a chilometraggio, bisogna vedere l'ambiente circostante come siamo messi. Certo. E io direi a ogni controllo, a ogni tagliando, controllarlo, se eventuale cambiarlo. Ok, ok. E invece per quanto riguarda il liquido?
Cosa dobbiamo fare? Liquido, quello lì, cioè il cliente se presenta non fa niente, più che altro portare la macchina in un centro assistenza o un centro riparazioni e far controllare la funzionalità dell'aria condizionata. Chiaramente se è tutto a posto, se le pressioni sono a posto, se il liquido, se la liquido all'interno dell'impianto, in questo caso è un gas, è a posto, non c'è altro che fare solamente un controllo delle pressioni e via, se il discorso è esiguo. Se invece si scende, diciamo, sotto certe percentuali di funzionamento dell'aria condizionata, c'è bisogno di una ricarica. Chiaramente si possono verificare su alcune vetture che non viene usata l'aria condizionata d'inverno oppure con un periodo di instabilità dell'impianto, un calo delle prestazioni, perché purtroppo di cose, per ragioni fisiche, c'è una fuga di liquido all'interno dell'impianto e si può avere un calo di prestazioni. Ho capito, però magari vedendo un attimo di reinserire quello che è il liquido mancante per ripristinare la pressione e controllare quello che c'è dentro, esatto. Se per caso c'è qualche perso, è tutto a posto, ok. Benissimo, benissimo. C'è altro da aggiungere, qualche altro consiglio? Una cosa soltanto che volevo far vedere. Sì. Questo è quello che è il filtro polline, che viene, che c'è nell'abitacolo. È quello che, questo qui sono tutto quello che la vettura ferma dall'esterno all'interno dell'abitacolo. Questo è, ovviamente è un filtro usato. Sì, di una vettura usata, chiaramente. Esatto. La maggior parte dei clienti mi dice, ma io non uso l'aria condizionata. Non c'entra. Non importa. Questo qui è quello che, se non ci fosse quello, è quello che respiriamo noi. Ho capito, ho capito. Quindi il filtro antipolline, diciamo, ferma e filtra tutte quelle particelle, esatto, polline e anche smog, volendo. Quindi è in grado, esatto, di fermare un pochettino anche lo smog. E poi ci daremo uno nuovo come fatto. In modo tale che così... Vediamo. Lo smontiamo. Ecco, questo è un filtro nuovo, nuovo, per capire l'importanza di mantenere efficiente un dispositivo come questo, che poi, come potete vedere, si sostituisce con molta velocità, soprattutto, vabbè, in questo caso se un esperto come Lucio su questa vettura. Sì. Va bene, va bene. E io, Lucio, ti ringrazio per i preziosi consigli. Poi, se qualcuno ne volesse sapere di più, o può scriverci o addirittura fare un salto in officina e, perché no, chiedere di te. Okay. A presto, grazie. Ciao. Ciao.